L'incontro che è promosso dai giovani del Popolo della Libertà, direi questo è l'appello al quale hanno risposto, risponderanno i presenti, è lanciato da questa organizzazione. Mi viene chiesto di fare qualche considerazione per relazione all'impegno politico e diciamo il punto di partenza dal quale intendo partire, nel senso di dare come diciamo elemento noto, è un punto di partenza che quest'anno ha una sua particolare, un suo particolare significato. Quest'anno cade il 20° anniversario della fine del 1989, quindi della fine di un lungo periodo storico caratterizzato da un dominio o da un'espansione mondiale straordinaria del socialcomunismo. E da quel momento possiamo dire con rischiosità, cioè delle lentezze o delle accelerazioni particolari, in tutto il mondo sono successe delle grandi cose. È caduto, l'ho già detto, ma vale la pena di ripeterlo, questo elemento strutturale importantissimo, cioè un colossale sistema imperiale. Ricordo che proprio a ridosso di quell'avvenimento, 2 anni prima, nel 1987, avevo promosso la pubblicazione di una carta geografica nella quale fosse illustrata la dimensione di questa realtà che poi nel 1989 venne a terminare, anche se questo termine è un termine emblematico o almeno certamente riscontrabile per ciò che dice relazione al fuoco occidentale del sistema imperiale socialcomunista, ovvero quello che faceva riferimento all'Unione Sovietica. E da allora, possiamo dire il 1989 è di 40 anni seguente un altro avvenimento che merita di essere ricordato assolutamente, cioè il 1948, che in qualche modo, senza forzare minimamente, possiamo dire è il punto di partenza dell'Italia nella quale noi abbiamo vissuto e viviamo ancora, tutto sommato, perché la grande sorpresa del dopo 1989 in Italia è stata proprio il fatto che è crollato il Partito Comunista, cosa sta succedendo è sotto gli occhi di tutti, evidentemente fino all'ultima tornata elettorale che ha visto l'esclusione dal Parlamento dei nostalgici, mi esprimo così, di una determinata situazione, di un determinato regime, e ha visto la fine della Democrazia Cristiana, cioè la fine di quelle strutture a carattere ideologico che avevano connotato la nostra vita politica dal 1948 fino ad allora. E poi è cominciato uno straordinario rimescolamento di carte che abbiamo sotto gli occhi, la nascita di Forza Italia, la trasformazione del movimento sociale in Alleanza Nazionale, cioè tutti questi fatti che hanno portato alla condizione nella quale oggi ci troviamo a operare. Con il venir meno di grandi riferimenti di tipo ideologico, però non il venir meno della popolazione italiana. La popolazione italiana c'era, la popolazione italiana c'è e ha dimostrato la scesa in campo, per usare questa espressione, dell'onorevole Berlusconi, è stato un avvenimento
diciamo straordinario, nel senso fine del Partito Socialista, fine della Democrazia Cristiana, e nonostante questo diciamo abbiamo corso il rischio, per così dire, di diventare un paese dominato dalle sopravviventi classi dirigenti socialcomuniste, nel mentre il socialcomunismo nel mondo veniva meno. Ora, questo ci ha ha creato una situazione della quale, nella quale diciamo, si impone un discorso diciamo, che potrei chiamare un inventario di come stanno le cose. È un... Ora, questo inventario prevede che le persone che intendono darsi o impegnarsi nel servizio politico, che è il servizio all'organizzazione della società, devono fare un punto della situazione, sia dal punto di vista territoriale, voglio dire, anzi c'è un discorso politico grande, ma c'è un discorso politico regionale, c'è un discorso politico provinciale, eccetera, eccetera, e quindi devono diciamo, cominciare a guardarsi attorno, senza tenendo conto di quello che è accaduto, ma soprattutto partendo da quello che c'è. E quello che c'è ha bisogno di una rivisitazione, cioè, come dire, quanti siamo, che caratteristiche abbiamo, come è fatto il nostro corpo sociale, perché diciamo, l'uomo politico è sempre un personaggio che lavora in questa direzione, è un amministratore di un condominio, e la prima cosa che deve fare l'amministratore di un condominio è sapere chi ci abita, che cosa fa la gente che ci abita, che caratteristiche ha, come sono fatti gli appartamenti, in che condizioni è la struttura o l'illuminazione, l'acqua, insomma, cioè un inventario dello status questionis. E anche un'interpretazione di che cosa ha bisogno questo mondo, non di che cosa bisogna imporre a questo mondo, ma di che cosa ha bisogno anzitutto questo mondo. E quindi non affidarsi a residui ideologici, ma cominciare con l'inventario della situazione che abbiamo a disposizione. Quanti sono quelli che abitano a Caltanissetta in provincia, di che cosa si vive a Caltanissetta in provincia, così come vale per l'Italia evidentemente, e qual è la necessità? Dicevo, l'amministratore o anche il restauratore, l'uomo politico che immagina di rifare il mondo è un cattivo uomo politico. Un buon uomo politico è un signore che dice quali sono i lavori di prima necessità, non funziona l'acquedotto e allora bisogna mettere a posto l'acquedotto, non ci sono le scuole o ci sono più scuole del necessario perché non ci sono più bambini, oppure arrivano gli immigrati, che caratteristiche hanno, chi sono questi signori, cosa vengono perché ne hanno voglia, vengono perché hanno delle necessità, vengono perché abbiamo delle necessità, voi siete un luogo di transito, quindi anche un luogo di stanziamento, ma certamente un luogo di transito. Insomma, lo spirito, la prima mossa da fare è un catasto della situazione. Ecco, io farò considerazioni che dicono relazione alla necessità di questo catasto.